Il weekend prenatalizio ci regala l'undicesima giornata della Samsung Volley Cup e con essa la super sfida tra la prima e la seconda in classifica. Al Palais Yamamà, infatti, le farfalle della Unit Ework Busta Stizio, seconda a 23 punti, cercheranno di fermare l'imbattibile Igor Gorgonzola Novara, alla ricerca della decima vittoria consecutiva su altrettante gare e 3 punti più avanti delle Bustocche. Le campionesse in carica dell'Imoco Volley Conigliano ospiteranno al Palaverde le piemontesi della Bosca San Bernardo Cuneo, galvanizzate dall'impresa di una settimana fa contro Scandicci. Proprio le toscane di coach Parisi, anch'esse terze a quota 21 punti come Conigliano, se la vedranno nel derby regionale con le ragazze di Caprara del Bisonte Firenze per una sfida sentitissima ed imperdibile. La Pumica San Maggiore, ferma a quota 17 per il turno di riposo, andrà domenica al centro Pavesi a far visita alle ragazze terribili del Club Italia Crai, mentre la Sogella Team Monza, quinta in classifica insieme alla Casa Lasche, sarà impegnata ad Osimo nella casa della Lardini Filottrano, che proverà a bissare il successo casalingo di 2 giornate fa. Partita importantissima in chiave salvezza vedrà il Palla Giorgio di Montichiari le padrone di casa della Banca Valsabbina Millennium Brescia vedersela con la Reale Muta Fenera Chieri, ancora alla ricerca di punti lontano da casa, mentre sarà a riposo in questo turno la Zanetti Bergamo. Il match tra la Banca Valsabbina Millennium Brescia e la Reale Muta Fenera Chieri sarà trasmesso su Rai Sport più HD, canale 57-58 del digitale terrestre, sabato a partire dalle ore 20:30, mentre tutte le altre partite saranno trasmesse domenica in diretta streaming in alta definizione su LVFTV, la web TV ufficiale di Lega Pallavolo Serie A femminile. Accendila subito, registrati sul sito www.lvftv.com.